Adesso avviso che introduco soltanto la sesta lettura, sempre tratta da Immagini e frammenti, legge Amleto Santariello. La città è la più significante registrazione delle vicende umane e come queste è indivisibile. Ogni tentativo di dividere la città in parti specializzate la riduce a strumento di produzione e anche a merce e distrugge la sua capacità di rappresentare la complessa esperienza delle varie generazioni che hanno partecipato al suo perenne formarsi. Questo vale anche per l'università, che non può essere un corpo specializzato e separato dalla città, senza diventarle ostile. Non c'è. Allora facciamo la settima lettura, sempre tratta da Immagini e frammenti, legge Elena Ragni. Durante le 5 settimane che abbiamo passato a Urbino, ho vissuto in una stanza al Collegio del Colle. È un edificio che ho costruito tra il 1964 e il 1965. Veramente molti anni fa. Quando vengo a Urbino durante l'anno e ci sto per qualche giorno per seguire i miei lavori o quando vengo per l'ILAUD, sto al collegio. Arrivo con trepidazione, gli occhi attenti a ogni dettaglio, teso nel dubbio che ogni punto sarebbe potuto essere diverso da come è stato progettato. Durante le 5 settimane di questo corso, i miei contatti con l'edificio sono stati quotidiani, quindi frequenti e costanti, e la mia trepidazione intensa. I miei dubbi hanno cominciato a spostarsi dai dettagli all'insieme, quindi dalla configurazione architettonica a me stesso, 30 anni dopo, con più esperienza e forse meno freschezza di allora. Così è successo che durante le ultime settimane ho continuato a spiare l'edificio per vedere com'era invecchiato, per capire se si era sciupato, per controllare la sua capacità di resistenza all'uso delle persone e al consumo del tempo. E sicuramente, mentre spiavo, stavo spiando me stesso. Ora mostrerò com'è diventato l'edificio. Muffe rosse, rosa e viola si sono depositate sul calcestruzzo, rendendolo vivo. I rampicanti che hanno coperto i muri li hanno inseriti nel corso delle stagioni e li hanno resi organici. Le graniglie dei pavimenti si sono consumate e hanno portato alla luce le loro componenti vivaci. Dopotutto, mi pare che il tempo abbia migliorato la qualità dell'edificio.